Sì, scusa. Io sono Mirko Pagliai, il presidente dell'associazione La Città, che ha organizzato la presentazione di questo libro. Questa è la nostra seconda uscita pubblica. Durante il corso della scorsa iniziativa, il convegno Politica e partiti politici nelle società complesse, io avevo già avuto l'occasione di presentarvi il nostro gruppo, la nostra attività. Presumendo che non tutti voi eravate presenti alla scorsa iniziativa e anche perché abbiamo registrato un aumento dell'interesse nei nostri confronti, io rubo solo qualche minuto sia per presentarvi il nostro ospite che per parlarvi di noi. L'associazione Città è nata lo scorso mese dalla volontà di un gruppo di appassionati cittadini che si sono riuniti quasi spontaneamente nel momento in cui hanno constatato come negli ultimi anni siano venuti a mancare alcuni momenti di incontro, di dibattito, momenti culturali che erano stati organizzati da coloro che si riconoscevano nel centro-sinistra tessano e che avevano fatto di Atessa, in un certo senso, un modello, un esempio per le realtà limitrofe. L'associazione si è costituita appunto con la promessa di riempire questo spazio, di assumere questo posto rimasto purtroppo vacante. La presenza di Luciano qui questa sera, la presentazione del suo libro, sono elementi che concorrono alla realizzazione di questa nostra promessa. Sia per i risultati che abbiamo raggiunto la scorsa volta, sia con la vostra presenza stasera, sebbene sia ancora prematuro poter parlare dei risultati, sento di poter dire che il percorso che abbiamo intrapreso è corretto. Perché Luciano D'Alfonso? Luciano ha cominciato la sua carriera istituzionale nel 1995, come presidente della provincia di Pescara, a soli 35 anni, risultando peraltro il più giovane presidente di provincia italiano. È stato poi in consiglio regionale, quindi eletto sindaco di Pescara al ballottaggio col 53,5% dei voti, poi segretario regionale del Partito Democratico, vincendo le primarie di cui sentiamo spesso parlare, riconfermato ancora sindaco di Pescara, la seconda volta vincendo persino il primo turno, carica poi a cui ha rinunciato l'anno successivo. Ovviamente la qualità di un amministratore, di un politico, non va misurata esclusivamente sul numero di cariche che sono state ricoperte o sul numero di incarichi che sono stati assegnati, piuttosto su che cosa si è riusciti a fare. In questo senso io riprendo un concetto espresso proprio da Luciano, che io ho sentito in un'altra intervista, secondo il quale, questo concetto io lo condivido pienamente, anzi vorrei farlo mio, gli amministratori, i politici, al di là degli schieramenti nei partiti, delle loro idee politiche, dell'idea che hanno della politica, si possono dividere in due gruppi, ovvero quelli che al termine della loro esperienza hanno qualcosa da raccontare, che quando si voltano indietro trovano degli elementi, del materiale su cui si può discutere, e quelli che invece non hanno niente da raccontare. Non è un caso se quando mi sono incontrato con Luciano per invitarlo questa sera, oltre al libro che vi presentiamo stasera, La Regione dell'Abruzzo, mi ha voluto fare dono di un altro libro che ho portato qui con me. Si intitola 60 domande, 60 mesi, 61 risposte. 60 domande, 61 risposte per analizzare 60 mesi di governo della città. Allora, mentre La Regione dell'Abruzzo, come avremo modo di vedere, è una ricostruzione della carriera politica e umana di Luciano, 60 domande, 60 mesi, 61 risposte è una ricostruzione quasi con metodo scientifico e quindi in un certo senso lontana da quello che potrebbe essere una narrazione di quello che Luciano è riuscito a realizzare come sindaco di Pescara. E non è nemmeno un caso che Luciano abbia realizzato un intero sito internet che vi invito a visitare, www.pontedelmare.it,
partendo, pensate, dai lavori di realizzazione che su questo sito sono riportati fedelmente passo dopo passo, una grande opera pubblica che io intuisco essere il suo più grande motivo di orgoglio e quella che lui sente forse come il più grande risultato raggiunto come sindaco, poi semmai mi sentirà, e dicevo appunto sulla realizzazione di quest'opera che sarebbe il Ponte del Mare, che per chi non lo sapesse è il più grande ponte ciclo pedonale in Italia e uno dei più grandi in Europa. Ovviamente non fanno soltanto testo questi libri, il racconto che Luciano stesso può dare della sua carriera, le opinioni dei colleghi, gli articoli di giornale. Contano soprattutto, voi lo sapete anche perché è presente anche qualcuno qui che ha incarichi istituzionali, il giudizio dei cittadini, in definitiva quindi degli elettori. Allora io negli scorsi giorni mi sono permesso di fare un piccolo esperimento. Su Facebook ho cercato Luciano D'Alfonso. Chi conosce Facebook sa che così vengono visualizzati tutti i messaggi che hanno scritto gli utenti e che contengono appunto Luciano D'Alfonso nel loro corpo. Come naturale che sia, c'è sì qualche messaggio di disapprovazione, di critica, anche per la vicenda giudiziaria che Luciano sta tuttora affrontando, ma si evince come ci sia una maggioranza di cittadini di Pescara che non solo si esprime positivamente su Luciano, ma che lo reclama come sindaco di Pescara, chiede in un certo senso che torni a impegnarsi direttamente nelle istituzioni. È un piccolo esperimento che è anche confermato da dei dati veri e propri. Il 2 dicembre, Prima da Noi, che è il giornale online più grande d'Abruzzo per numeri di lettori, ha pubblicato i risultati di un sondaggio secondo il quale tra l'ex amministrazione Alfonso, l'attuale amministrazione e una terza ipotetica amministrazione, il 60% dei cittadini pescaresi continua a volere D'Alfonso al municipio. Io sono convinto che questa sera, quando sentirete Luciano parlare, quando sentite soprattutto che cosa ha da dire, troverete da soli, autonomamente, una risposta a questa domanda: perché D'Alfonso stasera? Certo, noi l'abbiamo invitato perché, anche avendo letto il libro, siamo convinti che lui, a differenza di tanti altri, nonostante quella che dovrebbe essere una normalità per politici e amministratori, abbia qualcosa da raccontare e quindi, in definitiva, per dare a voi del materiale, ve lo darà lui, per esprimere un vostro giudizio. E io passo la parola a Maria Rosaria, che devo ringraziare particolarmente. Ecco, se c'è una cosa che accomuna Maria Rosaria e Luciano è l'enorme disponibilità. Entrambi si sono veramente messi al nostro servizio questa sera. Vi ricordo per Maria Rosaria. Vi ricordo che potete trovare il libro di Luciano gratuitamente. Questo non è possibile. Se no mi riporto un'accusa di appropriazione indebita. Come anche potete aderire alla nostra associazione, ovviamente per chi è interessato ci sarà anche la possibilità di avere maggiori informazioni sulla nostra attività. Prego, Maria Rosaria. Sì, questo facciamo. Sì. Grazie a... sbagliato, ecco. Grazie a Mirko, grazie all'Associazione della Città, che già ha un nome che ci fa entrare direttamente nell'argomento di questa sera, per avermi invitata. Io credo, devo avvicinarmi, no? Io credo che per iniziare questa chiacchierata con Luciano D'Alfonso sia necessario partire proprio da quella, anche da quell'accenno che ha fatto Mirko quando ha parlato della vicenda che ha interrotto bruscamente l'esperienza politica e amministrativa di Luciano D'Alfonso. Umberto Dante in un'intervista ha detto: la disavventura giudiziaria mi è stata
in fondo favorevole, perché mi ha permesso di averlo a disposizione per più tempo per raccontare, parlare di sé anche magari in maniera diversa, perché poi il libro bisogna leggerlo, non è un libro solamente di politica, un libro solamente su Pescara, sull'esperienza di amministratore, è anche un libro sulla persona Luciano D'Alfonso, su quelli che sono, su quelli che sono i suoi valori, le sue passioni. E prima, spogliando così mentre parlava Mirko, ho rivisto una parte importante che è dedicata anche al suo rapporto con la religione, col cattolicesimo. Ecco, nei confronti delle tante persone che mantengono un legame forte con Luciano D'Alfonso come sindaco, ma io direi anche come punto di riferimento nella città di Pescara, da cattolico senti un po' il senso del peccato, in qualche modo, come dire, senti la responsabilità di aver in qualche modo interrotto quell'esperienza, rotto un filo di fiducia e quindi la necessità anche di dover ricostruire questa fiducia? Naturalmente quell'esperienza è un'esperienza non neutra, come non è neutra questa bella occasione di questa sera che la città mi ha voluto offrire. Ringrazio Mirko, i suoi collaboratori, le persone dalla prima all'ultima fila e naturalmente Maria Rosaria, sapendo anche del prestigio di questa città, dell'esperienza che ha questa città nel promuovere incontro, confronto, approfondimento in un tempo nel quale l'Italia, ma forse anche l'Europa, si distinguono per una specie di prevalenza dell'indifferenza, come se noi fossimo bombardati dalla pigrizia e dall'indifferenza, e quando nei luoghi e nei territori si riattrezzano occasioni di confronto, diciamo che si vede il seme di una nuova democrazia. Allora, dicevo, non è un'esperienza neutra quella di questa sera, così come non sono stato neutro e non sono stato capace di indifferenza quando mi ha riguardato quella incredibile quantità di dolore. Io mi sono aiutato facendo un ragionamento: a chi può accadere di fare a pugni con un procedimento di accertamento giudiziario? A chi è decisore pubblico? Mi sono aiutato anche con una bellissima frase di Giuliano Amato quando diceva che di sicuro questo livello di incomprensioni per chi le ha vissute non capitano alle nostre nonne, ma di sicuro ai figli che hanno questo livello di responsabilità. Mi sono posto tante volte la domanda, e se avessi fatto il contrario della domanda di Giorgio Lapira, questo è un giorno speciale, siamo al 17 di dicembre, soltanto 4 giorni fa era il 13 di dicembre, e un 13 di dicembre molto speciale, nel 1968, a Firenze, alla parrocchia di San Procolo, Giorgio Lapira, unico quasi dei laici italiani, venne autorizzato a parlare in pubblico, in parrocchia, durante una funzione religiosa. Lui era sindaco e si pose una domanda. Per me la domanda etica è la seguente domanda: che cos'è che ho fatto oggi? Che cos'è che potevo fare di più? E che cos'è che potevo fare di più e meglio a favore della città? Questa è una domanda etica che riguarda la quantità delle cose che deve fare un decisore pubblico, la qualità delle cose che deve fare un decisore pubblico. Io ho sempre sentito con molta ansia la responsabilità delle cose, la responsabilità, diciamo, dei risultati, la responsabilità della produttività, la responsabilità di una legittimazione che venisse dalla realizzatività. Mi sono posto la domanda, dopo il dolore che ho incontrato viso a viso, e se avessi fatto di meno? Posso arrivare a pensare che mi poteva accadere di meno? Poi c'è tutta la parte che riguarda, diciamo, il tunnel del processo, del quale processo ho una voglia matta di parlare, però ho fatto un patto col mio avvocato che ne parlo dal minuto dopo della conclusione. Io non so quanti di voi potrebbero avere interesse a venire il giorno in cui parlerò in tribunale, perché mi sono fissato l'obiettivo di parlare del processo solo in tribunale, in quell'aula di giustizia che è un'aula che l'Italia ha fatto sì che ci fosse con quelle spaziosità per fare in modo che in occasione di quella convocazione
colui al quale viene chiesto di spiegare possa spiegare con tutto il tempo che serve. Io non vedo l'ora di arrivare a quel momento e poi all'attimo successivo di quel lungo momento nel quale io potrò ricostruire grande parte di quei 2000 giorni che mi hanno consentito di incrociare il sorriso dei cittadini e il disappunto di autorevoli servitori dello Stato. Però sono convinto anche che quando si entrerà nel merito millimetrico delle vicende, sono convinto che prevarrà la ragione e la verità, e sono anche convinto, non so che cosa me lo fa essere così quasi certezza, che aumenterà ancora di più il consenso della città rispetto a quell'esperienza. Io vorrei quasi distinguere quell'esperienza dalla mia persona, ma tocco con mano ogni volta che vado in giro su 10 cittadini che incontro, se si potesse dire 8 e mezzo mi chiedono di riprendere il filo di quella esperienza. Io non credo che sia perché tutti sono capaci di fare gli avvocati penalisti o tutti sono capaci di sostituire al meglio coloro i quali o mi accusano o mi devono giudicare. Ritengo che quel giudizio che colgo con mano guardando negli occhi i cittadini fa riferimento alla stagione di produttività decisionale di quei 2000 giorni. Una cosa è indubbia nella nostra città: quasi quasi è come se si volesse scavalcare il momento dell'accertamento della verità puntuale, delle regole più o meno rispettate, per dire però è fuori di dubbio che quello che si è fatto ci ha prodotto più comodità. Allora, dove voglio andare a parare io? Sento la responsabilità pienamente e la sento soprattutto nei confronti dei tanti cittadini che hanno sospeso l'appartenenza politica per votarmi. Io nella mia città ho avuto cittadini che la pensavano come me e che naturalmente hanno trovato facile il voto a me. Poi ci sono stati cittadini che non la pensavano come me, hanno fatto un pezzo di cammino per votarmi. E nei confronti di questi cittadini sento una responsabilità ancora più grande e non vedo l'ora di poter dimostrare che non si sono sbagliati. Come colloco questo rispetto alla mia dimensione, diciamo, di credente e, permettetemi di dirvi, anche potenzialmente praticante? Mi dispiace molto soprattutto quando penso che avrei potuto fare tanto, tanto di più, e non solo per Pescara. Io quando vedo attraverso i giornali quel cantiere ghiacciato, che è il cantiere della città terremotata dell'Aquila, dico: ma perché? Perché devono prevalere le carte, le incertezze, gli ululati dei distinguo e non partono invece le tute degli operai che devono produrre le opere nuove di quella città? Ecco, io lì potevo essere utile, grazie anche all'aiuto di tanti amici che mi hanno consentito in quei 2000 giorni di fare in modo che la nostra idea di città prendesse il volo. Che cos'è che noi abbiamo fatto a Pescara? Non abbiamo risolto tutti i problemi. Abbiamo determinato il cammino di un'altra idea di città. Lì si è capito che il potere c'era, aveva ragione d'essere, perché era un potere che veniva consumato per fare, per realizzare, per fare in modo che la città fosse più accogliente, più comoda, più funzionante, più capace di facilità. Certo, altri 5 anni, 60 mesi l'avremmo resa una donna irresistibile quella città. Forse anche per questo si è determinato un meccanismo di incattivimento che soltanto nella parte finale è finito sui pollici di coloro i quali hanno dovuto accusare. Però sono convinto che il film non si è concluso. Siamo nel mentre dello svolgimento del film e non vedo l'ora io che possa raccontare al passato quella stagione per farne anche un grande edificio di insegnamento. Sulla copertina del libro c'è una foto sul ponte, il ponte del mare, che è un po', come diceva anche Mirko all'inizio, il simbolo di questa amministrazione, di quell'amministrazione. E il libro è aperto da 2 scritti di 2 sindaci, Mostar, il sindaco di Mostar, il sindaco di Barcellona, che è stato, sono stati entrambi più volte a Pescara. E tra le righe, io ho fatto dall'inizio del libro perché credo che sia importante questa parte che, diciamo, ci porta poi dentro la storia di Don Alfonso. E nella, il sindaco Maragall
fa capire appunto che l'idea è questa, l'idea che unisce proprio questa importanza della città, del territorio, anche del procedere dal basso verso l'alto. Il sindaco di Mostar è il sindaco appunto del ponte, il simbolo del ponte, quindi questa città pescara in fondo tra Barcellona, città che sta nel Mediterraneo, sta nell'Adriatico, quasi ecco, una, veramente aperta, una città aperta, libera e coraggiosa, perché queste sono forse le qualità della città, della Pescara di Luciano D'Alfonso. Certo, noi abbiamo voluto come dare un titolo alla nostra città. Tutte le città hanno un nome. Noi abbiamo provato a declinare anche il cognome di Pescara. Il titolo e il cognome di Pescara, secondo me, hanno a che fare con questa capacità di essere ponte, di legare dentro di sé e di legare fuori di sé. Vedete, quando Mirko Pagliai mi ha invitato, ho trovato un giovane, ho trovato una motivazione e poi soprattutto ho trovato un allineamento tra l'ambizione dell'associazione, la città, e l'idea che io ho della politica. Questa associazione che voi animate è straordinariamente denominata, perché la città è la più grande invenzione della democrazia territoriale dell'Italia. Se l'Italia ha un suo specifico rispetto all'Europa, e poi permettetemi l'Europa rispetto al mondo, è grazie alla funzione delle città. Le città dentro di loro, dentro se stesse, hanno determinato una combinazione delle differenze. Quando le diversità e le differenze coabitano, fanno in modo che tutti siano in comodità, tutti riescano ad esprimere il meglio di se stesse. La storia italiana è una storia delle città ed è una storia riuscita. Nella città si trovano le informazioni di qualità, c'è produzione delle idee innovative, si creano redditi migliori, si crea una ricchezza che consente a tutti di esserci. Nella città c'è il bello, nella città c'è la tolleranza. E la città ha un arnese che storicamente noi troviamo edificato nella città, che è appunto il ponte. E il ponte, come lo abbiamo immaginato noi a Pescara, era il ponte, come lo si è visto e lo si è studiato a Firenze e a Venezia, un ponte che avvicini le differenze, e il ponte che aveva in mente Giovanni Paolo II quando parlava delle città che devono essere più di ponti che di muraglie che separano e staccano e chiudono. Sul ponte c'erano le migliori espressioni artigianali e artistiche nella città di Firenze, che tutti noi abbiamo conosciuto o incontrato o studiato. E perché allora un uomo come Maragall, Pascal Maragall e Ljubo Bezlić, l'uno di Barcellona e l'altro di Mostar? Perché loro due sono chilometri avanti rispetto al cammino di ognuna delle città che si è messa in movimento. Mostar è la città del ponte per eccellenza, è la città nella quale quattro confessioni religiose, da un certo punto in poi, hanno ricominciato a trovarsi mano nella mano, e l'ONU sta insediando proprio a Mostar la città della bandiera della pace. Questo sindaco, che mi ha curato il saluto iniziale, ha fatto il collaudo del ponte del mare, perché le opere non hanno valore perché fanno lavorare qualche impresa o qualche progettista. Le opere hanno valore quando riescono a parlare, quell'opera parla, perché segna un passaggio di fase in quella città, perché quell'opera racconta da quando ha cominciato a nascere rispetto a tutti i giorni nei quali vive quell'opera, perché quell'opera racconta tanto di quella che deve essere anche la storia futura della nostra città e della nostra regione. Così come il coinvolgimento di Pascual Maragall, il quale ci dimostra come le città, quando poi conoscono stagioni ulteriormente felici rispetto a quelle che hanno visto in passato, sono stagioni nelle quali collaborano le parti dell'economia della città, la forza lavoro e i datori di lavoro. E a Barcellona la rinascita è il frutto di questa alleanza, che è l'alleanza che invoca anche Monti, che è l'alleanza che vuole invocare anche Passera, che è l'alleanza che ogni tanto noi troviamo in qualche articolo tra i migliori,
che vengono per esempio redatti, scritti sul nostro principale quotidiano regionale. Io tempo fa ho letto un bellissimo articolo del professore Serra, che insegna alla facoltà di economia e commercio di Pescara, quando dice che le poche risorse che l'Abruzzo ha devono essere date a quelle aziende nelle quali si realizza il patto tra lavoratori e datori di lavoro, ognuno ci mette quello che ha. Ecco, Barcellona è la città del patto, è la città della dimensione della responsabilità. Tutto questo ci evoca il ponte, e soprattutto in Abruzzo il ponte del mare. Vedete, noi abbiamo rifatto anche l'Aurum, che è una struttura culturale straordinaria, e guardate che quell'opera è un'altra opera simbolica. Io non parlerò più poi di Pescara, voglio parlare dell'Abruzzo, della provincia di Chieti, voglio parlare anche della potenza che ha questa zona nella quale voi ci siete come una regina rispetto alla Val di Sangro. Ma consentitemi di dirvi un'altra cosa: io credo che l'immoralità abbia a che fare con il lavoro che fanno i carabinieri, e li preferisco rispetto alle altre divise, ma l'immoralità ha a che fare anche con il niente che si realizza quando si ha un grande potere tra le mani. E di questo ci ha lasciato scritti il cardinale Martini di Milano, non esattamente l'ultimo degli improvvisati. Io quando sono diventato sindaco ho trovato l'Aurum, che era un cumulo di polvere che vinceva rispetto ai mattoni. Tante parole che in un qualche modo cercavano di diventare fatti rispetto al bisogno di rinascita di quell'edificio. Ma nulla che accadesse. Mancavano le risorse, c'erano tre o quattro generazioni di progettisti che avevano fatto segni su carta, e non c'era null'altro se non un dibattito inconcludente sulle sorti di quella struttura. Io mi sono fatto carico con i miei collaboratori di trovare subito le risorse, di redigere un progetto, di coinvolgere l'interno della struttura e la principale realtà universitaria della nostra città. Abbiamo messo in piedi un progetto di recupero di quella struttura, rispettoso della storia di quella struttura, e abbiamo fatto in modo che diventasse un giacimento della città. A distanza di 24 mesi l'abbiamo inaugurata quella struttura, con i vertici dei poteri territoriali e regionali, abbiamo chiamato un uomo simbolo, il sindaco di Barcellona, per fare in modo che ogni cosa avesse poi una sacralizzazione, perché dicevamo, le opere, siccome costano tanto, e io a Pescara ho fatto pagare le tasse, non ho fatto parte di un gruppo di amministratori che dice non vi chiedo nulla da pagare, perché comunque poi è neutro il fatto che io non faccia nulla. Io dicevo alla città, c'è da fare tanto, su questo tanto io vi chiedo di corrispondere quello che potete in relazione a quello che avete. E poi nelle cartelle di pagamento noi ci scrivevamo, questo è quello che ti tocca pagare e questo è quello che vedrai in più nella città nei prossimi 12 mesi. La cartella di pagamento che esce al Comune di Pescara durante la mia gestione non dice soltanto quello che c'è da pagare, dice anche quello che ci si compra, 10, 12, 18, 19 opere, per cui era per me il patto di responsabilità fiscale. Bene, noi abbiamo fatto in modo che ogni opera poi entrasse nel patrimonio di proprietà individuali di ogni cittadino attraverso delle forme di sacralizzazione del risultato che si conseguiva. Le inaugurazioni servivano a questo. Io oggi mi trovo a giustificare ogni lunedì perché ho fatto le inaugurazioni, e c'è un senso. Se mi hanno denunciato 39 volte per questo, qualcuno mi deve chiedere perché ho fatto questo, e io mi trovo in questa fase accanto ad altri chiarimenti da fornire, senza nessun prurito, senza fastidio, sapendo che soprattutto chi ha ricevuto la fiducia della cittadinanza per guidare un'istituzione, poi quando un'altra istituzione vuole accertare, quell'altra istituzione va facilitata. Io non ho mai pronunciato una parola di fastidio rispetto alla condizione che pure mi hanno assegnato tra le mani. Certo, prego tutti i giorni affinché finisca presto questa esperienza, come ho detto all'inizio. Concludo con un messaggio, questo punto di domanda fattomi da Maria Rosaria, con la sua solita, diciamo, morbidezza, ma anche con la sua grande puntualità. Ogni volta ci siamo messi alla stanga in quella città. Ogni mese noi volevamo raccontare ai cittadini che cosa avevamo aggiunto. Questa idea dell'aggiuntività me l'ha comunicata mio padre, me l'ha comunicata qualche lettura cattolica che ho fatto,
Me l'ha comunicato un autodidatta comunista di Città Sant'Angelo, che non ha avuto la fortuna di andare a scuola, Tonino Corneli, il quale ogni volta che aveva il tempo davanti a sé, ed era il tempo di una elezione pubblica, lui si poneva la domanda: bene, che sto sviluppato, chi ci sono messi in più? Questa idea dell'aggiuntività è un'idea formidabilmente chiara rispetto agli obblighi che ha un eletto. Voi qui vicino avete avuto nel 1800 un uomo formidabile che tanto ha fatto per la regione Abruzzo e per l'Italia, Silvio Spaventa, del quale io mi occuperò nel piccolo che posso fare di curare la diffusione di una memoria adeguata. Il Presidente del Consiglio di Stato, Pasquale De Lise, i due Presidenti di TAR, Pescara e L'Aquila, i tre professori universitari e amministrativisti abruzzesi che lavorano a Roma, Cerulli Relli, Moscarini e Scocca, l'attuale Ministro dei Beni Culturali Ornaghi e io in una funzione, diciamo così, di operaio lavoratore, e spero il sorriso del sindaco di Bomba, sono convinto che ci sarà, insedieremo una unità di approfondimento per ricordare questa figura, la quale riteneva, allo stesso modo come sto cercando di dire io, che chi ha il potere pubblico deve rispondere continuamente alla domanda: che cosa ho combinato col trascorrere di questo tempo? Lui, ponendosi quella domanda, ha fatto in modo che in Abruzzo arrivassero le ferrovie. Adesso il dramma è che le ferrovie che abbiamo sono quelle che ci sono state date allora, 1867-1875. Quando quella domanda funzionava, i risultati si sono visti. Quando quella domanda si è fiaccata, i risultati non sono più arrivati. Ecco, io credo che appuntamenti di questo tipo servono anche a riprecisare, diciamo, le sfere di obbligatorietà. La politica una volta si costruiva su questa grande fotografia dell'obbligatorietà. Che cos'è obbligatorio per chi ha chiesto fiducia alla cittadinanza, avendo poi un potere tra le mani? Su questo, guardate, la cittadinanza, il cittadino, anche il cittadino che conosco io di Rosciana, che non ha avuto la fortuna di andare a scuola, non lo sa ridire, ma lo sa capire questo. Ed è tagliente dentro di sé nel giudizio che dà. Io il tema che vorrei porre con un microfono, se potessi parlare all'Italia, se l'Italia si potesse ricentrare in un metro quadrato di spazio, io vorrei porre una domanda di segno contrario rispetto a chili di articoli di stampa molto pornografica che si trova anche sulla carta stampata che si acquista. Ma siamo sicuri che il problema è questo, quello che si dice nei chili di articoli che si leggono nella stampa che anche si compra? Cioè, quanti sono gli eletti alla provincia, o quanti sono nei piccoli consigli comunali, o tutta quell'altra tiritera di domande spinose? O invece la questione è: che cos'è che si combina? Che cos'è che si rinviene come attività decisionale? Guardate, io l'altro giorno ho parlato col direttore generale dell'INAIL, il dottor Luci Bello, che fino a un anno fa, prima di un litigio violento che ha avuto con Tremonti, era il numero due alla Ragioneria Generale dello Stato. Lui mi ha detto, Luci Bello, con il quale ho un rapporto cordiale, che ha 3 miliardi di euro nell'esercizio approvato del 2010 dell'INAIL, pronti per investirli nell'edilizia scolastica. E guardate, soltanto in Abruzzo l'edilizia scolastica ha tanto bisogno di risorse. Non c'è una norma che consenta l'effettiva utilizzazione di quelle risorse. Adesso, se io mi metto a spiegare alla gente che c'è questa quantità di risorse in ghiacciaia e che ci sono le scuole che hanno bisogno di quelle risorse affinché vengano veicolate, e poi c'è un certo numero di consiglieri comunali qui e lì nelle 8.000 realtà comunali italiane, ma il problema è ridurre quei consiglieri comunali o utilizzare quelle risorse? È un atteggiamento da ubriachi che io a volte vedo, un atteggiamento da ubriachi. C'è il figlio di un mio amico all'Aquila, l'avvocato Mazzotta, che gli è capitato di fare a tempo il dirigente all'Aquila, e gli è capitato 6 mesi prima che succedesse il terremoto. Ma la scuola è caduta, certo a causa del terremoto, ma di sicuro in ragione della mancanza di manutenzione di quell'edificio scolastico. Se ci fossero stati gli investimenti adeguati,
come l'ingegner Cazzaniga nel 1994 aveva rilevato per l'Abruzzo, curando un libro bianco del fabbisogno dell'edilizia scolastica. Chi ci dice che non poteva accadere? Chi ci dice che non si poteva evitare? Adesso il tema non è di accertare penalmente la responsabilità, perché qui c'è una giuridicizzazione penalistica di tutto. Il punto è: perché l'attività decisoria pubblica è così incerta, così poco esigente? C'è qui vicino, per la verità, Ortona, questa sera sta festeggiando un mio amico imprenditore, Walter Tosto, un ex saldatore che fa 115 milioni di euro di fatturato, a 95 milioni di euro raggiunge il punto di break-even, quindi fa circa 20 milioni di euro di utili. C'ha il secondo piano della sua azienda dove si parla arabo e inglese. Adesso ha fatto un master per giovani ingegneri che puntualmente assume. È la cosa più concreta accaduta a favore dell'Università dell'Aquila, questo master con la facoltà di ingegneria. Lui si pone una domanda in ordine a tutto questo che sto dicendo. Ma perché la dimensione del tempo non viene tenuta da conto nella decisione? La dimensione del fattore tempo, il tempo, la velocità esiste per le macchine, per gli aerei, per i treni, ma anche per le decisioni. La velocità. Vedete, io personalmente do importanza alla velocità, per una ragione dicibile e per una non dicibile. Quella dicibile, ve la dico subito, quella non dicibile ci metto qualche attimo in più. Se una cifra di denaro la si investe oggi, la capacità realizzativa è pari a 10. Se quella cifra di denaro la si investe fra 20 mesi, quella capacità realizzativa è pari a 10 meno X. E anche su questo si perde molto tempo. Si assume un atteggiamento di indifferenza. Noi all'Aquila abbiamo 2 miliardi di euro pronti per quella città. 1 miliardo in quello che si chiama la competenza e 1 miliardo in quello che si chiama la cassa. Va scatenata una grande attività realizzativa, temporalizzando il tempo dei progetti, il tempo delle idee, il tempo dei progetti e il tempo dei cantieri, e il tempo delle rimozioni delle macerie. E non si può dire, come si sta dicendo oggi al porto di Pescara, ma non so qual è il livello di fanghiglia problematica che ci sta nei fondali. Ma scusate, ma qual è il soggetto che si deve fare carico di questo? Non è il soggetto che ha o la competenza legislativa o quella amministrativa. In Vaticano si dice così: il Papa domani deve andare a Castel Gandolfo e poi deve andare anche a Rimini, ma deve fare la colazione all'ora di partenza. Gli dice il suo segretario particolare: beh, si cambia l'ora della colazione del Papa, si cambia l'impianto normativo amministrativo se si riconosce il peso di quella priorità. E il peso delle priorità è tipico della politica, alla condizione che la politica però sia rinvenibile, ci siano i luoghi del dibattito, ci siano i luoghi dove si precisano le cose che contano e che vanno fatte. Perché poi il problema che noi stiamo pagando, cara Maria Rosaria, ma lo dico anche alle personalità che sono dalla prima all'ultima fila, che io conosco, stimo e per le quali provo simpatia. Noi, da quando ha cominciato a circumnavigare questa categoria della crisi, abbiamo pensato che la soluzione potesse essere la cancellazione della politica. Invece, quando il gioco si fa complesso, c'è bisogno di più politica, non della cancellazione della politica, perché soltanto la politica ha la forza di rilevare le priorità e di stabilire cosa si fa prima e perché, e cosa si fa dopo e perché. Non c'è questo. È veramente da pianto quello che sta accadendo al porto di Pescara. È da pianto. Così come ad Ortona devono approvare il piano regolatore portuale, si cincischia rispetto a 1000 piccole pressioncine. 1000 piccole pressioncine fanno evitare che si approvi questo importante strumento in un nodo di infrastrutturazione abruzzese che è l'unico nodo che darà impulso all'economia regionale. Incertezza, balbuzie tematica proprio. E perché accade questo? Perché non c'è un luogo dove si riesce con forza, con determinazione a stabilire che cos'è che serve che venga fatto prima.
Ecco, ma la domanda che sorge in Italia è: dov'è la politica? Perché questo in questo fiume di parole di una persona appassionata alla politica, no? Che sembra anche, come dire, viviamo invece un momento in cui il cittadino si sente frastornato, non riesce a capire dove sia la politica e che ha dovuto cercare aiuto ai cosiddetti tecnici. Un tecnico, tra l'altro, è Ornaghi, citato, ministro dei beni culturali, e quasi quasi c'è stata una fuga dalle responsabilità, dicendo no, il governo deve essere solamente tecnico. Ma anche nelle domande e nelle questioni poste poco fa, no? I tempi, la velocità. Allora, chi impedisce alla politica, alla buona politica, quella politica che ha nella radice, tra l'altro, polis, città, quindi il bene della città, di superare questi tempi? Esistono dei poteri al di fuori della politica o sono all'interno della politica i mali? Prima, l'ultima cosa, dico, è stato detto, io ho fatto pagare le tasse, non dico che le tasse non si devono pagare, eppure le tasse sono viste come una spaventa massa, tanto per essere buona e morbida. In realtà ci sono paesi come i paesi scandinavi dove la gente è contenta di pagare le tasse perché in cambio di quelle tasse ha dei servizi efficienti, cosa che purtroppo non accade in Italia. Ma nel momento in cui si è provato anche a cambiare un certo tipo di politica, io ricordo un discorso bellissimo di Tommaso Paolo a Schioppa, è bello che era un elogio, diciamo, del pagare le tasse in cambio di una politica equa. Quindi queste tensioni sono state, come dire, annullate, ritenute in maniera negativa. Cioè c'è qualcosa però che si è rotto nella politica italiana. Io mi permetto italiana di risponderti. Oltre a Tommaso Padoaschioppa ci fu anche un bellissimo monito del vescovo di Chieti. Sì, monsignor Forte. Io lo vorrei avere nella mia città, monsignor Forte, il quale provò a configurare come dimensione peccaminosa l'allontanarsi dall'obbligo delle tasse, perché sulla fiscalità si costruisce il patto cittadini-Stato. Che cos'è che non fa funzionare ciò che noi ci attendiamo che riesca a funzionare? Innanzitutto si è smarrita, diciamo, la missione della nostra collettività. E questo accade quando manca il tessuto collettivo. Va ristabilito un tessuto collettivo ed è un altro compito fondamentale della politica. Vi ricordate il pullman di Prodi, l'ingresso nell'euro? Il senso di quel pullman qual era? Insieme si accetta la dimensione del sacrificio e si determina questa grande presa in cammino. Questo senso collettivo che ha determinato anche degli anticorpi, solo quello non è sufficiente, la stabilità, la presunta inseguita stabilità monetaria. C'è bisogno, c'era bisogno, ci sarà bisogno poi di avvedutezza nello stabilire misure di spinta della nostra economia. Io mi ricordo un giorno al Senato dovevo parlare col presidente Mancino e prima di me stava parlando col presidente Mancino il senatore Staniscia. Io lì ho conosciuto lui e nel mentre usciva dal presidente Mancino credo che questionasse lui con Ciampi su una questione riguardante dotazione di fondi a favore di queste aree. Io ebbi subito simpatia per quest'uomo, del quale colsi la combattività. Quando si è combattenti, quando si è per esempio competitivi, quando si ha una ragione, quando si ha un argomento cui si tiene, altrimenti è tutta una neutralità, è tutta una cosa sfarinata che non ti determina la forza per portare avanti e accettare una sfida. Che cos'è che impedisce ai risultati di essere conseguiti? Innanzitutto non c'è con chiarezza una precisa agenda di priorità. Valutiamolo noi sulla sfera che più ci è vicina, quella regionale. E poi alziamoci anche a livello più elevato. Ma stiamo scherzando? È venuto Moretti in Abruzzo a parlare con l'assessore regionale ai trasporti e gli ha offerto Moretti un disegno riguardante l'alta velocità regionale. Si è risposto di né. Non si è detto né sì né no, pensando che fosse grosso modo come la storia di Maria di Paliduro: se mi ha offerto questo che sa quando mi tocca. E poi però non succede nulla. Nel frattempo a Roma si sta
predisponendo il dossier sulla liberalizzazione del trasporto ferroviario. Non ci siamo neanche lì. La liberalizzazione è un termine che ci fa paura, ma a parte il termine che ci fa paura, praticamente ci sono tratte convenienti per i privati che sono già in ingresso di campo e tratte non convenienti. Noi dobbiamo starci nei dossier, e per stare nei dossier ci vuole credibilità, e la credibilità ti viene data dalla capacità che tu hai di prefigurare una nuova realtà. Vedete, noi facevamo pagare le tasse a Pescara, a differenza del mio predecessore che non faceva pagare. Quali tasse maneggia un sindaco? Maneggiava un sindaco la fiscalità riferita alla casa, l'ICI. Noi abbiamo organizzato un sistema di detassazioni per cui chi teneva una sola casa prima dell'annullamento dell'ICI non pagava alcunché, chi aveva la seconda e la terza casa il massimo della tassazione possibile. Noi abbiamo introitato tanto da questo, la questione del suolo pubblico, una serie di elementi di fiscalità possibile ce l'abbiamo noi pensata e declinata per avere introiti. Io per l'occupazione del suolo pubblico introitavo qualcosa come 2 milioni e mezzo di euro, per le multe 6 milioni di euro. Avevamo una serie di realtà di rigore che ci consentiva politiche di ingresso di bilancio. La cittadinanza ad ogni botta ci votava perché vedeva quello che ci facevamo. E perché noi riuscivamo ad incrociare il consenso? Avevamo anche una forte carica di narrazione. Esprimevamo il senso delle cose che facevamo, cantavamo gli obiettivi che raggiungevamo, non eravamo dei contundenti nei confronti dei cittadini. Noi dicevamo che avremmo fatto l'aurum, facevamo l'aurum, raccontavamo l'aurum, e quell'aurum diventava un pezzo di lingotto d'oro di ogni cittadino della città, i 40 parchi cittadini, il ponte del mare, la pineta d'Avalos ricordata da intere generazioni di pescaresi nativi e di pescaresi arrivati. E poi si diceva, si voleva, noi l'abbiamo fatto chiudendo strade, legando il parco, facendo le recinzioni a tutti i giardini, facendo in modo per esempio che ci fosse un manutentore negli spazi verdi delle scuole cittadine, 48 edifici scolastici, con l'omino del verde che curava il verde, per consentire alle mamme che lasciavano i bambini a scuola il cosiddetto saluto migliore, che è quello della mattina tra la mamma e il figlio. Tutto questo noi lo volevamo, lo abbiamo promesso, l'abbiamo fatto e l'abbiamo cantato, esprimendo il senso di queste cose. Quando tu arrivi a esprimere il significato di queste cose, ed è la forma più alta poi di politica, il racconto di un risultato conseguito con fatica, è il risultato più alto di una democrazia cittadina, locale, territoriale. Lì scatta poi la riuscita del patto, gli puoi chiedere qualsiasi cosa, anche di fare la guardiania al cittadino. A dei tenutari di case popolari a Pescara gli abbiamo chiesto di fare la guardiania del giardino che avevano davanti casa. La soluzione non era come si faceva prima, poiché nessuno poi lo può custodire o mantenere, non glielo facciamo il verde nelle case popolari. Io gli ho detto no, io te lo faccio e te lo do in gestione. Abbiamo coinvolto le banche cittadine per fare in modo che si facessero carico del pezzetto di verde, 155 sportelli bancari. 10 anni fa, prima di me, si vedeva lo sportello bancario come lo sportello che riciclava il denaro, era quasi un elemento di patologia urbana. Io ho detto, loro ci sono gli sportelli bancari, utilizziamolo come articolazioni per fare buon governo diffuso, chiediamo loro qualcosa, decliniamo il concetto di responsabilità sociale d'impresa. Questa è stata quell'avventura che si può fare a qualsiasi livello, parlando della regione. Lo dico anche al sindaco di Atessa, che so essere attento ai temi, diciamo, che si pongono rispetto ad una dimensione di crescita economica collettiva, perché Atessa ha una responsabilità che va oltre le mura della città, per, diciamo, la declinazione terriera del consorzio industriale. Nel 2010 in Abruzzo ci sono stati 1700 brevetti industriali. Se io fossi stato il presidente della giunta regionale, avrei fatto le coccole, la serenata col mandolino ad ognuno di costoro che ha prodotto brevetto, facendo in modo che ogni brevetto diventi opificio industriale. Noi dobbiamo capire che il lavoro che non c'è, che assomma 45.000 unità, occorrono in Abruzzo 45.000 opportunità di nuovo lavoro,
Il nuovo lavoro non è figlio dell'assunzione al consorzio di bonifica o al distretto militare. Io ieri sera ho fatto un dibattito col presidente della giunta regionale del Molise, con l'assessore allo sviluppo economico del Molise, c'era anche in collegamento Di Pietro e c'era il capo della Confindustria locale. Io ho detto la cosa che non mi piace del Molise, prima ho detto quello che mi piace, poi ho detto quello che non mi piace. Se uno in una caffetteria si mette ad origliare un ragazzo che riceve la domanda dove vuoi andare a lavorare, su 10 ragazzi, 4 rispondono mi piacerebbe lavorare al distretto militare. Per dire l'aspettativa di lavoro pubblico che c'è in certe quote di spazio collettivo del nostro mezzogiorno d'Italia. Io ho capito da qualche anno che il lavoro che non ci arriva dall'impresa, e l'impresa non è lo spazio dell'inimicizia della politica, è lo spazio dell'alleanza della politica. Va resa facile la vita dell'impresa e va resa facile la natalità dell'impresa. Poi va resa facile anche, diciamo, la potenzialità dell'impresa, perché di lì arriva il lavoro che non c'è. Su questo il brevetto non può rimanere un innamoramento di chi ha pensato il brevetto e del funzionario con le molle alle maniche di camicia di via Molise a Roma, sede del Ministero dell'Industria. Deve scattare un obbligo della politica per stanare chi ha pensato la cosa nuova dell'impresa. Deve accadere che tra formazione, innovazione, ricerca e sviluppo si attivi un circuito di nuova linfa della vita economica di questa regione. Guardate, in questa regione noi abbiamo 137.000 imprese. Se ne fossero 150.000, le cose cambierebbero o no? Nelle Marche ci sono 220.000 imprese. E il numero di coloro i quali cercano lavoro in relazione alla densità della demografia è molto più basso che in Abruzzo. Nella zona di Campofilone una massaia si è inventata un tipo di pasta che gira in tutto il mondo, fa 150 milioni di tonnellate di pasta. Attorno a questa cosa qui che si chiama qualità si è generata lavoro, identità, cognome di quella regione. Io credo che tutto questo, il potere della regione come ce l'abbiamo oggi, lo può fare alla condizione che chi si candida alla regione non sia un casuale, non venga da Marte, abbia le idee chiare e ogni giorno vinca contro la pigrizia. E si ha la forza di vincere contro la pigrizia quando uno ha dentro di sé chiare le necessità di una regione. Silvio Spaventa poteva fare comodamente l'imparentato della famiglia Zurlo di Vinchiaturo o l'imparentato della famiglia Benedetto Croce. Silvio Spaventa invece ha ritenuto che avesse lui un obbligo con la storia di questa regione, facendosi carico prima della nazionalizzazione delle ferrovie e poi dell'arrivo del tracciato ferroviario qui. Prima dell'arrivo di Silvio Spaventa c'era un signore, presidente del Consiglio Provinciale di Chieti, tal Panfilo De Riseis, titolare di una bella villa nella vecchia Pescara, il quale ebbe una concessione dal re, fare un tracciato ferroviario, diciamo dalla Napoli Portici per salire come una Y da una parte verso Roma e da un'altra parte verso l'Adriatico, 1856. Spaventa non era per niente convinto che era quella la strada per ferroviarizzare l'Abruzzo, tant'è che la concessione che gli diedero come actuaiero il re disse prendita, io ho proprio una copia originale dell'atto, rimase carta. Panfilo De Riseis è rimasto con la concessione e con la villa, ma si è goduto soltanto la villa e non la concessione ferroviaria, perché non ha dato luogo all'infrastrutturazione. Chi l'ha fatta l'infrastrutturazione abruzzese è stato Silvio Spaventa. È bellissimo che sia stato Spaventa, perché è bellissimo che sia stato un uomo della provincia, un uomo della provincia, di un comune della provincia, perché è bello anche dire che la storia delle decisioni di questa regione è una storia di uomini di provincia. E perché dico gli uomini di provincia? Perché sono quelli che poi hanno conosciuto di più il dolore delle distanze. Immaginate allora che cos'era, per esempio, andare a Roma a studiare o andare a Napoli a studiare. Che cos'era raggiungere la sede del capoluogo di provincia. Tutto questo mi fa dire che se noi ci rimettiamo in cammino, si rimette in cammino anche la regione come sorte collettiva. Però abbiamo bisogno di una nuova stagione
di elaborazione, di rintracciamento delle priorità. È quello che non ci serve, Maria Rosaria, è di sicuro non andare alla ricerca dei casuali, e neanche ci serve una nuova edizione del vicepresidenzialismo abruzzese, che in Abruzzo sono due o tre legislature che noi eleggiamo, prima il vicepresidente e poi il presidente. Io spero che la prossima volta si elegga il presidente della regione, con il grande carico di poteri e quindi di doveri che ha il presidente della regione. Io penso a esperienze tipo la Baviera, la Catalogna, i primi due mandati di Formigoni, i primi due. Penso ai formidabili mandati di Maria Rita Lorenzetti in Umbria. Andate a vedere che cos'è l'Umbria. Cioè là si vede ciò che ci ha messo Dio su quella terra, con i suggerimenti di San Francesco, e ciò che ci ha messo il pollice degli uomini e delle donne che hanno deciso. Io non dico la Toscana, l'Emilia, dove sembra quasi che lì il Signore ha voluto la gente con un avvertimento in più, con una consapevolezza in più. Ma dico dove si è visto il riempimento del differenziale tra ciò che si desiderava e ciò che era il punto di partenza. L'Umbria è straordinario. Hanno messo il sughero alle strade. Altro che, diciamo, le paratie antirumore. Per terra ci trovate il sughero. Sono alla quarta generazione delle infrastrutture. L'ultimo miglio è un dato di fatto di cui si gode. La combinazione di ambiente, edilizia religiosa, qualità del cibo, eventi culturali, è una perfetta sintesi, una perfetta armonia. E perché si è potuto fare lì e non si può fare qui? Le decisioni, i poteri, come si può dire, insomma, la possibilità, capacità, alle stesse misure di quella che c'è stata lì. Lì c'è stato pure un terremoto come da noi, abbiamo anche l'eguaglianza del terremoto, perché i terremoti possono segnare anche i passaggi di fase, possono segnare anche la spinta ulteriore. Ecco, io su questo voglio dare il mio contributo e soprattutto ritengo che c'è da dirvi grazie perché consentite questo livello di approfondimento. Fare un'altra domanda, poi magari sì, lanciamo, sì, perché c'è il pubblico, vorrà anche chiedere. E più volte è stato evocato, si è parlato del terremoto, perché il terremoto è l'Aquila, il terremoto ovviamente ha condizionato poi la regione. E noi siamo in una città adesso, in un territorio che è rimasto il polmone economico di questa regione, dove non esiste più la Val di Brata, non esistono più la Valle Peligna, non ne parliamo. Esistono altre ricchezze che in Abruzzo, lo dico con l'esperienza di 30 anni di camminamento nella regione come giornalista, ricchezze che forse noi abbiamo all'inizio capito e poi non abbiamo saputo valorizzare, noi, o almeno la classe dirigente, perché poi bisogna parlare anche di classe dirigente, non solo di politica. Penso all'Abruzzo dei parchi, all'Abruzzo che ha molto di più forse della stessa Umbria quanto a beni culturali, eppure anche lì si è fermato. L'idea che mi sembra di capire abbia Luciano D'Alfonso è l'idea un po' di un sindaco quasi della regione, cioè un'idea che mette un po' da parte anche il ruolo dei partiti? Ti rispondo subito. Intanto noi dobbiamo riconoscenza a questa zona dell'Abruzzo. La Val di Sangro non ha una densità produttiva perché degli optimati di Crizia hanno deciso che qui le cose continuassero a funzionare. C'è stata una capacità di interazione, anche dolorosa, tra livello dell'economia, livello delle istituzioni territoriali, si è creato un clima. Io per esempio ho cercato di studiare, di leggere da vicino, di incuriosirmi, in ordine alle esperienze più riuscite, per esempio del Texas, dove tutti insieme hanno fatto una circolarità, istituzioni, regioni, economia, camere di commercio, tutti insieme facendo quello che si chiama il cluster. Ci mettiamo tutti insieme in una grande prova di responsabilità. Ecco, io qui ho visto funzionante questo clima, si può fare molto di più, ma questo clima c'è. E noi dobbiamo sapere che dobbiamo liberare tutte le potenzialità di ciò che già c'è. Io per esempio
provo rabbia perché qui c'è una bella infrastruttura che io chiamerei un'autostrada senza pedaggio dei due mari, che è la Val di Sangro, la quale ha due lividi, uno di prossima soluzione, il livido in corrispondenza di Quadri, è prossima la soluzione perché la perizia è stata approvata, i consensi ci sono, adesso ci stiamo allineando con le esigenze urbanissime del sindaco di Quadri per fare in modo che si possa fare scorrevolmente, senza produrre nocumento, alla vita ordinaria delle aziende che invece devono transitare anche eccezionalmente. C'è un altro livido che non è entrato mai nelle agende, e non è entrato nelle agende non per una libera scelta, perché io potrei scegliere di ingannarvi questa sera non vedendoci, ma se io non venissi non avendolo scelto, è maleducazione, è stupidità, è indecorosità, è indegnità. Si può decidere di non affrontare il nodo di Villa Santa Maria, nel senso, decidiamo di non occuparcene. Il problema è che non ci si è occupati di Villa Santa Maria perché non se ne conosce l'importanza, perché sono troppi quinquenni che coloro i quali avrebbero dovuto sapere tutto non sapevano nulla, salvo gli eletti dei luoghi, che però hanno dovuto scontare la fatica di un rodaggio, perché loro hanno immesso valore aggiunto della socialità, delle professioni dalle quali venivano, della differenza di genere. Ma non è che c'era una consapevolezza di partenza che poi rende possibile la governance. In questi giorni sui giornali voi leggete una domanda in ordine, diciamo, a quello che si chiama per le banche l'ultima salvaguardia. C'è l'ultima salvaguardia per le banche, ma alla fine, nello stato d'emergenza, chi se ne fa carico e con quale livello di provvidenza? Il sistema delle super garanzie delle banche, che poi riguarda anche i paesi. Ma anche per i livelli di decisioni pubbliche, per le responsabilità istituzionali, a un certo punto c'è la domanda, ma chi è il primo motore immobile? Chi è che salvaguarda, la qualità della decisione? Chi è che ci mette il valore aggiunto? Chi è che le cose le sa? Che è la ragione per cui poi si dovrebbe essere preferiti. Passera è stato scelto perché in questa fase, su quella materia, è quello che ha più valore aggiunto, e vi dico che sta facendo bene. Allora, sulla Val di Sangro, quella struttura che ha festeggiato 40 compleanni, giù di lì, sono 40 compleanni, va risolta. Io adesso ho rimesso, diciamo, in linea tutti coloro i quali devono fare il millimetrico contributo. Là ci vogliono realisticamente 60 milioni di euro, realisticamente. Non è una cifra incredibile, esagerata. In relazione a che? All'effetto che regala, all'aumento di comodità che offre, al di più di funzionalità che assicura. Cioè noi avremo un'altra autostrada senza pedaggio, ma passante non a Piani di Sacco di Città Sant'Angelo, dove ci stanno i titani, i dinosauri, e non ci stanno le imprese. Qua ci stanno le imprese. La domanda che si pone da parte di quelli che capiscono di economia, Fabrizio Barca per esempio, l'infrastruttura di cui parlate, la volete dove? Dove c'è già la vitalità economica, la vitalità urbana, cittadina, o dove non c'è nulla e ci si pensa che debba arrivare? Qui c'è il luogo dove si produce più della metà del PIL della regione di provenienza dal lavoro dipendente. Ed è questo che la lancetta della decisione deve scegliere e stabilire quando deve precisare le priorità. Ecco, io non ho visto questo, ed è questo che deve entrare in campo. Uno non mi può dire la pedemontana perché salva dall'isolamento un pezzo di terra manità significativa, perché si parla alle olive ascolane, perché si fa non solo la carne in un certo modo importante, ma stiamo scherzando. Ma stiamo scherzando quello che si è scritto in un documento. Io adesso non voglio sconfinare perché metterei la giacca del lavoratore dipendente dell'ANAS e non posso, diciamo, parlare con quella giacca perché non ho nessuna autorizzazione, ma non esiste il confronto tra il peso di risulta e il bene d'inveniente sistemando la Fondo Valle Sangro in una fase come questa, dove quell'asset
può determinare il motivo per l'attrazione di ulteriori investimenti o degli investimenti che ci sono, di ulteriori investimenti in quell'azienda, dicendo: siccome ho i tempi di percorrenza che mi sono rispettosi per le commesse produttive e commerciali, dunque io decido un ulteriore investimento per i prossimi 15 anni. E guardate che l'asset del trasporto non è una cosa di poco conto. Ecco, io su questo vi assicuro che si può fare, si può cambiare pagina, si possono inanellare risultati che poi ti consentono a 60 mesi di non usare gli avverbi davanti alla domanda: ma che cosa hai fatto? Troppi avverbi si usano a risposta nei confronti delle domande: ma dunque che cosa hai combinato? Io qualche tempo fa mi feci il conto delle cose fatte da alcune classi dirigenti di questa regione e non andavo avanti con le dita, con oggettività non andavo avanti. Questa cosa qui ha il valore della cosa. Quando il cittadino comune, mio nonno, mio zio, che non ha studiato, si pone la domanda: ma questo che cos'è che ci ha messo in più? Quella ha la forma della cosa che ha la sua finitezza. E si capì, e questo crea legittimazione alla politica, autorevolezza. È su questo che si scatena. Perché il sindaco Chiamparino esce, entra, si ferma, si riposa, ricomincia? Adesso gli faranno fare il presidente della fondazione dell'unica banca non malata italiana, del San Paolo di Torino. Perché? È quello che, diciamo, viene da lontano, non è un novista, non porta la cravatta al nodo largo. Perché? Perché quello lì ha gestito la città di Torino in un momento di tracollo della tradizione e gli ha rimesso attorno le forme della funzionalità. Dai giochi olimpici di Torino, ma se voi ci andate, è una donna straordinaria. Ha investito molto sulla cultura. Ha investito molto sulla cultura, ha riprecisato il rapporto con anche con la Fiat, con l'università, col sistema bancario. Ma vi dico Torino, ma vi potrei dire il sindaco di Bari, il quale ha rifatto 25.000 bagni a 25.000 case popolari. Per una ragione, caro senatore, perché dici che il bagno è il primo luogo che il cittadino incontra ed è l'ultimo luogo che il cittadino saluta per entrare a dormire. Ma è un ragionamento carico di senso anche questo, non è un ragionamento privo di senso. Non so, vediamo se ci sono delle domande, perché altrimenti... Ciao. Sì. No, c'è bisogno di una sala piccola. Grande onorevole. Guarda, tutto in Abruzzo c'è una vasta consapevolezza di quello che hai saputo fare come sindaco di Pescara. Su questo non avere dubbi, non solo i cittadini di Pescara, ma anche nell'ambito più largo, tutti sanno questo. Io voglio aggiungere il mio personale augurio che tu possa ritornare, possa chiudere al più presto questo dramma giudiziario che ti ha coinvolto e possa ritornare alla politica attiva. Perché ritengo molto urgente un tuo ritorno alla politica attiva, alle responsabilità, come tu le chiami, perché è un momento di crisi della classe dirigente abruzzese in generale e della classe dirigente di sinistra. È un momento grave di crisi ed è un momento in cui qui non si tratta soltanto, voglio aggiungere questo a quello che tu dicevi, di mettere insieme le potenzialità dell'Abruzzo, le disponibilità, i talenti, gli imprenditori, si tratta anche di dire dei no. Certo. L'Abruzzo sta subendo un autentico assalto. Se questo assalto avrà successo, non verrà fermato, noi saremmo come la Campania, diventeremo un immondezzaio dell'Italia. Prima la lunga battaglia contro la petrolizzazione, di cui forse tutti sanno tutto e che è ancora in corso. Immaginate che è ancora pendente la storia della diga di Bomba, pensate alla sua vita. L'Agip ha una concessione, estrae
rinuncia ad estrarre il gas perché ha timore che la subsidenza possa destabilizzare la Libia. Arriva una società americana, Forest, non so se per quel senso di sudditanza che spesso si ha nei confronti dell'America, subito hanno detto di sì e c'è in corso una battaglia. Lì è un rischio enorme. E nella Valle del Sangre c'è una specie di conurbazione, 15.000 abitanti e 13.000 operai. Sarebbe veramente, se la diga comincia a destabilizzarsi, tu non sai come sbattire l'acqua, quindi diventa un problema gigantesco. E poi c'è il problema, c'è l'altro affare che va delle biomasse, le centrali per la produzione di energia elettrica, è l'ultimo grande affare. Qui sfugge in particolare che l'Italia nei momenti di picco ha bisogno di 57 gigawatt nei momenti di picco, la nostra potenzialità è di 100 gigawatt, quindi noi di elettricità è vero che compriamo anche dalla Svizzera e dalla Francia, ma in determinate ore, perché loro hanno prezzi stracciati, perché quando l'hai prodotta l'elettricità la devi smaltire, se no te la giochi. Questo è il punto. E invece è cominciato il grande business delle biomasse, centrali a biomasse. Sono all'inizio addirittura, queste sono salutate come l'economia verde, la produzione di energia attraverso il rinnovabile. Non è così. Le centrali a biomasse, a cippato, a legno, tra l'altro possono bruciare anche l'immondizia e anche perfino i cascami del petrolio, articolo 17 della legge 383 ce lo dice chiaramente, ebbene lì sono inquinantissime anche quando brucia soltanto il legno, perché producono diossino. Se all'inizio questo non lo si sapeva, oggi lo sanno, chi lo vuol sapere lo sa, l'Istituto Comune di Genova ha fatto studi approfonditi, ma è altamente, producono diossina 100 volte più di una centrale a carbone. Ora la produzione è un assalto, ci sono una cinquantina di domande, da chi vuole fare un megawatt, da chi ne fa 10, 20, 30, un assalto di centrali che sono inutili, dannose, e tutti pensano al business della monnezza, tutti pensano un giorno di bruciare immondizia. Io vedo una larga inconsapevolezza a livello regionale, largamente. Purtroppo devo lamentare che anche la mia parte politica non sembra consapevole, anzi devo dire, caro Alfonso, che il mio partito a me appare piuttosto paralizzato su questi temi, incapace di assumere una posizione, per cui ha il sindaco di Monteverisi che si vanta sui giornali di aver approvato in tempi rapidi una centrale a biomasse, il sindaco di Lugo dei Marsi insieme a quelli di Avezzano che si sono resi conto e fanno ferro e fuoco, e il partito che fa? Tace, tanto che io e Angelo Staniscia, perché sentiamo ancora il dovere dell'impegno. Ed è straordinario. Noi ci siamo dovuti iscrivere a un'associazione ambientalista che non è poi neppure ambientalista, diciamo lato senso ambientalista, il nuovo senso civico, cioè, per poterci applicare, e siamo visti come due cani sciolti che meglio lasciarci perdere. Questo è, per cui, caro Alfonso, sei chiarissimo, devi rientrare al più presto nell'agone politico, perché la Puglia ha bisogno di uomini come te. Grazie. Facciamo fare un po' di domande. Ma io devo fare due considerazioni. Uno me l'ha rubato Enrico, per cui condivido pienamente la cosa che... Io sono d'accordo con lui che in Abruzzo, in questo momento, soprattutto nel centro-sinistra, manchiamo di una classe dirigente, e quindi un tuo ritorno nelle istituzioni, perché politica lo fai, la fai, nelle istituzioni sarebbe a mio avviso urgente. In qualche modo di quei vice presidenti, noi in adesso ne stiamo subendo le conseguenze, poi magari
vi spiego perché. La seconda considerazione è questa che volevo fare. Viviamo una stagione di antipolitica. Bene, secondo me, se si legge questo testo di Luciano D'Alfonso, si capisce che cos'è la politica. Lo si dice nella prefazione, sì. Mi pare, che questo è un testo estremamente politico. E quindi io consiglierei di leggere questo testo, soprattutto ai giovani. Spesso ci si chiede che cosa è la politica. Se si legge questo libro si ha una risposta. La politica non è qualcosa di astratto che sta in cielo eccetera. La politica è quella che Luciano ci ha spiegato molto bene in questo intervento. Io spesso sono stato alla presentazione proprio all'inizio a Pescara, ma forse leggendo e riflettendo ogni tanto sulle pagine si capisce che cosa si intende per politica. Molte sono le risposte della politica, o che si dà come definizione della politica. Quelle che a me piace di più e che si ritrova in questo testo è che la politica, e lui l'ha spiegato molto bene, è agire, è impegnarsi, è combattere per il bene della città. E quando dico città, anche diciamo il nome di questa associazione, si intende la comunità in ampio senso, non solo la città chiusa, e lui l'ha spiegato anche qui, ma una città aperta, la comunità aperta. Molti, dicevo, sono coloro che si sono occupati di questo. Conoscendo Luciano, io dico che in un versetto di Geremia, procurate il bene, si dice il 29, della città, perché il bene suo sarà anche il bene vostro. Quindi noi ci dobbiamo impegnare, questa è la politica, per la città, perché il bene della città è anche il nostro bene. Non è vero che i cittadini sono contro la politica, contro gli uomini politici, contro i partiti politici. Lui è la dimostrazione che non è vero che si è contro la politica. Se oggi lui ieri aveva un grande consenso e oggi ha questo consenso è perché ha impersonato la politica. In questo libro abbiamo la dimostrazione di che cosa intende lui per politica. Quindi se si fa la politica e non un'altra cosa, i cittadini in effetti capiscono che cos'è la politica. Passiamo alle domande. La prima. Io approfitto della tua, noi come sai, no, i cittadini di Atessa andranno alle elezioni nella prossima primavera amministrative. In una crisi economica, culturale, di valore, di ideale che stiamo attraversando, è una stagione a mio avviso abbastanza triste, e anche di trasformazione delle istituzioni, ora è vero che già l'hai detto, molte cose, ma ecco, quali sono le due, tre idee che tu suggeriresti a un futuro amministratore di questa città che ha l'agglomerato industriale più grande dell'Abruzzo e in parte anche del Mezzogiorno? La seconda, nel libro ci sono, quindi te lo voglio far ripetere, perché nei decenni dal dopoguerra in poi in Abruzzo c'è stato sempre, nelle diverse stagioni, delle idee unificanti. Appena dopo la guerra la ricostruzione, la riforma agraria, l'industrializzazione, la questione dei parchi, lo sviluppo dal basso. Mi pare che negli ultimi 10-15 anni, nel tuo libro emerge questa idea, per esempio, della marca adriatica, delle alleanze con le altre regioni, eccetera. Ma mi sembra che manchi un'idea unificante, intorno a cui ci si può scontrare, come avvenne per esempio sulle infrastrutture, le università,
il tipo di industrializzazione dove cioè, i partiti politici si scontravano, però tutti erano d'accordo che l'industrializzazione ci voleva. Oggi a me sembra che manca un'idea che unifica, che ci rimette insieme intorno a un progetto. L'ultima, questa sera leggendo il tuo libro, questa sera mi pare che l'idea è un po' diversa da quella che si emerge leggendo il tuo libro. Tu fai riferimento, quando prendi delle regioni di riferimento, alla Lombardia, a Barcellona e alla Baviera. Ora a me sembra, è una domanda perché effettivamente non l'ho capito, a me sembra che la realtà abruzzese sia più alle caratteristiche della terza Italia, diciamo dalla Friuli in giù, la fascia adriatica, e quindi così mi sarei aspettato che il modello, anche se in questo intervento l'Umbria e l'Emilia la città, il modello mi sembrava di più questo della fascia adriatica, della terza Italia. E perché ti riferisci spesso e soprattutto alla Baviera, alla Catalogna, e non per esempio, è vero che il modello emiliano, sto leggendo adesso un libro, è entrato in crisi e si sta ripensando. Però è perfetto. Però basta. Grazie. Ci sono altre domande? Prego. Io condivido il giudizio sul lavoro fatto da Luciano D'Alfonso, ho avuto la fortuna di vederlo operativo nella città di Pescara e lì dal vivo si presentava un sindaco che con la storia istituzionale di queste figure aveva poco a che fare, ed è lo stesso ragionamento che fa stasera. Il sindaco visto non come quello che fa le opere pubbliche, ovviamente anche quello, che dà le licenze e via dicendo, ma un sindaco che vive tutte le dimensioni, le espressioni di tutte le forze, di tutte le energie e le qualità di una città. Ora io partirei da questo, perché a me in questi giorni, io rimango semplicemente sconvolto da quello che sta succedendo in Italia. Se si guarda il dibattito in Parlamento in questi giorni, io mi vergogno di essere rappresentato, non fa una questione di schieramento politico, da una massa enorme di gente che non sa rinunciare, mentre lo chiede agli altri, ai propri privilegi, ma non soltanto che si offende, che non ha più un senso della istituzione, della democrazia. Lo soffro, perché credo che la democrazia è un valore che non è prescindibile.